L'anno scolastico sta per iniziare, sarà l'ennesimo anno difficile alle prese con il Covid, seppur con la speranza dei vaccini, considerando che in Abruzzo la maggior parte dei docenti e del personale si è vaccinata. Per i presidi, soprattutto quelli degli istituti comprensivi che hanno molti plessi dislocati sul territorio, l'organizzazione non è certo semplice. Alle aule ampie, agli ingressi e alle uscite scaglionate, già sperimentati lo scorso anno, si aggiungono i controlli per il Green Pass per accedere a scuola. Per adesso, fino all'apertura della scuola, noi abbiamo provveduto con un'applicazione che è stata installata su un tablet. Il collaboratore scolastico controlla ogni mattina che ci sia il Green Pass a posto. Però c'è stata una riunione con il ministro che ha convocato tutti i dirigenti d'Italia in una conferenza di servizio, cosa molto saggia, direi, e ha annunciato l'istituzione di una piattaforma attraverso la quale noi riusciamo a controllare senza dover fare lo screening giornaliero giorno per giorno se stanno a posto o meno col Green Pass tutti coloro che lavorano a scuola. C'è il problema della privacy, cioè noi come dirigenti, come datori di lavoro non possiamo accedere ai dati sanitari dei dipendenti. Per cui noi possiamo solo vedere se il Green Pass è verde oppure se invece è rosso, non possiamo vedere la scadenza e quindi non sappiamo se il giorno dopo lo stesso docente è in regola o meno. Questo ovviamente è il problema che è studiato anche dal Ministero, risolto e si risolverà con questa piattaforma. Inoltre c'è la questione dei fondi annunciati per gli organici Covid. Essenziale avere personale in più, soprattutto nelle scuole dell'infanzia. Probabilmente i tempi rispetto all'anno scorso saranno più stretti e il personale sarà assegnato prima, come sottolineato dal preside del comprensivo Rodari, Marcello Masci. Per attuare tutte quelle misure di sicurezza previste, diciamo, dal protocollo sulla sicurezza, dal Ministero della Sanità anche, c'è bisogno di docenti aggiuntivi, soprattutto negli ordini di scuola più piccoli. Parlo per esempio dell'infanzia, dove non è possibile l'uso della mascherina e di strumenti di protezione individuale. Serve per magari sdoppiare delle classi, serve per sostituire i docenti, insomma è questa, diciamo, una misura più che mai azzeccata e quest'anno si dovrebbe partire già a pieno organico dall'inizio della scuola, insomma.